Analisi lucida della partita. Pareggio 1-1 in casa Roma-Atalanta, un vantaggio da Roma con Totti sul calcio di rigore. Dopo una decina di minuti pareggio dall'Atalanta, sempre sul calcio di rigore, segna il tank Dennis. Dopodiché la partita è finita. Basta. Due minuti, è il tempo di ripialla. Questo regnetto qua e poi finita la partita. La Roma non ha un gioco. Garcia. C'è solo un cane in panchina. Garcia, basta, Garcia, penso che sia arrivato veramente al capolinea. Ma noi lo speriamo. Ma dall'anno scorso lo speravo. L'anno scorso non so per quale alchimia, sempre questo gioco orizzontale spacca cazzi. Solo cazzi, lei uno spacca. Poi, centravanti. Niente, non lui, perché lui non gli piace. Ma io penso che ne so, è entrato rodando Bianchi. Ma va bene! Pellissier oggi ha segnato, ma va benissimo! Questi sono gli attaccanti! Riganò a 41 anni tu rivedi! Ma come no? Ma subito, ancora segna tra l'altro! Niente! Basta! Avete veramente toccato il fondo, non ve mi evitate il secondo posto, il terzo, il quarto posto, spero, fuori da tutto, fuori da tutto! Vaffanculo! Vaffanculo! Facciamo un commento! Buon pareggio della Roma in casa contro l'Atalanta. Sono soddisfatto, ma alla fine siamo secondi, no? Ah, bel puntocino. Vantaggio con è una squadra tosta. C'è una bella squadra. Vantaggio con Totti sul calcio di rigore. Rigore pareggio dell'Atalanta con un rigore dubbio, inesistente. Dubbio, cioè, che l'arbitro hanno con noi. Poi andava anche ripetuto perché comunque la gente era entrata in area. Vabbè, sì, ma nessuno ne parla, nessuno ne parla. No, vabbè, ma non ho capito perché. Solita gente di visto che non sì. Non capisco tutte queste proteste della gente, comunque un pareggio in casa che muoveva la classifica. Sì, siamo solo per pane, voglio dire. Non capisco. Ma come cioè, si sa che Roma, che ne ha giocato, a Roma non ci accontentiamo mai di niente. Ha sfoggiato un gioco. Siamo sfoggiato. Veramente dei fucking idiots proprio. Ah, ecco qua, vedi. Siamo a plombo.